Un piccolo messaggio di Gesù. Dice il Signore: ogni giorno io invito i miei figli a cenare con me, una cena nello Spirito. Tutti sono invitati. Ho la mia gioia per quelli che accettano, ma è triste per me vedere che moltitudini dei miei figli ancora non capiscono, non accettano l'invito. Eppure io l'ho spiegato, perché ho orecchie per udire. Luca 14, 15 a 24. Uno degli invitati, udite queste cose, gli disse: Beato chi mangerà pane nel regno di Dio. Gesù gli disse: Un uomo preparò una grande cena e invitò molti. E all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: Venite, perché tutto è già pronto. Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: Ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere. Ti prego di scusarmi. Un altro disse: Ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli. Ti prego di scusarmi. Un altro disse: Ho preso moglie e perciò non posso venire. Il servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa si adirò e disse al suo servo: Va presto per le piazze e per le vie della città e conduci qua poveri, storpi, ciechi e zoppi. Poi il servo disse: Signore, si è fatto come ha comandato e c'è ancora posto. Il Signore disse al servo: Va fuori per le strade, lungo le siepi e costringili ad entrare affinché la mia casa sia piena, perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena. Io continuo a chiamare, ma così pochi dei miei figli che io ho invitato accettano l'invito, troppo occupati con le cose del mondo. Eppure io sono un grande re, mi merito e sono degno della loro attenzione. Visione della tavola imbandita. Se essi potessero vedere il luogo che ho riservato per ciascuno dei miei figli alla mia tavola imbandita, ad ogni posto una corona, con il nome scritto in caratteri dorati di ciascuno. Che tristezza che tante di queste corone rimangano non reclamate, e questo solo per incredulità. Tanti dei miei figli, come Tommaso, aspettano di toccare con mano, di mettere il dito dove erano i chiodi, altrimenti non credono. Giovanni 20, 26 a 29. 8 giorni dopo, i suoi discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte chiuse e si presentò in mezzo a loro e disse. Pace a voi. Poi disse a Tommaso: Porgi quel dito e vedi le mie mani, e porgi la mano e mettila sul mio costato, e non essere incredulo, ma credente. Tommaso gli rispose: Signor mio e Dio mio. Gesù gli disse: Perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. E io dico a tutti i miei figli che dubitano: non siate increduli, ma credenti. Tommaso si ravvide e poi e morì gloriosamente come martire, ed è ora pienamente perdonato e benedetto in eterno. Ma dico a tutti: credete e vi sarà dato, credete e riceverete, credete e otterrete la potenza che io ho in serbo per ciascuno che la reclamerà con la fede, la preghiera vera, la perseveranza in questo tempo della fine, in cui ne avrete grandemente bisogno, perché vengono i malvagi anticristo e le sue orde. Non possono nulla contro di me e i miei fedeli. Non nella vita e non nella morte, perché io sono con voi e non avete nulla da temere.
ma come profetizzato nella mia parola, potranno vincere quella parte della mia Chiesa che non si è preparata nello Spirito. I veri preparativi non sono solo quelli della carne, della provvigione per la protezione materiale, ma la vera protezione è di proteggere la mia volontà per la mia Chiesa, che è di vincere il nemico, vincere le afflizioni che lui ha già iniziato a mandare contro la mia Chiesa a mo' di Fiumana. Dovete prepararvi, addestrarvi nello Spirito, tutti voi imparare a combattere nelle difficoltà, imparare ad essere miei testimoni, quando è facile e quando è difficile. Imparare ad essere i miei pastori e discepoli e apostoli e profeti e operatori delle miriadi di miracoli che io desidero fare e che farò per mezzo della mia Chiesa sposa. Alzatevi, o prodi, venite, seguitemi. Io ho già vinto, ma voglio che anche la mia Chiesa sposa, quella che regnerà con me in sempiterno, vinca e conquisti. Perché non c'è vittoria senza battaglia, e il nemico è solo in attesa di essere sconfitto. Chi ascolterà questa chiamata alle armi? Chi riterrà me il Signore più degno che comprare un campo, o 5 paia di buoi, o di prendere moglie? Lui sarà ritenuto degno di sedersi al suo posto e indossare la corona con il suo nome preparata per lui, come è scritto. Non temere quello che avrai da soffrire. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Apocalisse 2:10. Or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno, e sediate su troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Luca 22:28-30. La tavola è pronta. Da lungo tempo gli inviti sono stati inviati. Chi ha un orecchio per udire? Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Apocalisse 3:20. E tu? Ci sarai? Quelli che sono puri di cuore e aspettano ogni giorno che torni dal cielo colui che sulle nuvole apparirà e pien di gloria e maestà ritornerà. Beati quelli che aspettano perché il cielo entreranno all'arrivo su con lui regneranno per l'eternità. Beati quelli che saranno a tavola con me invitati alle nozze. Thank you.
città del cielo. I re si vedranno nel suo splendore e lo adoreranno per l'eternità. Su loro più la morte potere non avrà. Le nozze della Agnella.